Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Accvederci e da Denis Daniele, che la dedica a Edoardo. Il film di cui mi vogliono sentir parlare è Il ladro di orchidee, scritto da Charlie Kaufman e diretto da Spike Jonze. Film del 2002 con un grande Nicolas Cage nella doppia parte dei gemelli Kaufman. Il film è molto particolare. Siamo sul set di Essere John Malkovich e Kaufman ha una crisi di identità quando gli viene offerto di portare sullo schermo Il ladro di orchidee, appunto, tratto da un saggio di Susan Orlin. In poi il nostro inizia ad andare in crisi di identità e, col fratello gemello, inizia a frequentare persone molto particolari, visto che si trova comunque in mezzo appunto a questo riadattamento in cui la nostra Susan in realtà parlava con questo John LaRoche, che era uno che commerciava in orchidee rare, le coltivava e le rivendeva. Cercando di uscire appunto da su questa sua crisi, il nostro scoprirà dei segreti su Susan e gli altri, che insomma potevano restare anche tali. Il film è una follia, un film grottesco, in un certo senso meta cinematografico, meta tutto. Nicolas Cage recita benissimo questa volta la parte di Charlie Kaufman, lo sceneggiatore, che in un primo tempo doveva davvero portare sullo schermo il ladro degli orchidei direttamente proprio come soggetto. Qui lo utilizza sì come soggetto, ma per tirar fuori un'altra idea. Ed è assurdo appunto come questo film si sia trasformato piano piano sempre di più in quasi semi-biografico sulla vita di Charlie, sul suo modo di lavorare, di questo suo gemello geniale come lui nel scrivere gli adattamenti. Beh, alla fine il risultato del film appunto è un adattamento, adaptation come il titolo originale, visto dagli occhi dei due sceneggiatori. Ora, di più non vi voglio dire, anche questo è un film molto particolare, va visto, è difficile da spiegare. Spike Jonze dirige come al solito con ottima mano, bei movimenti di macchina, bel montaggio, utilizzo notevole della colonna sonora. Certo, il film è a tratti un po' sbilenco, quindi convince per 20 minuti e per 10 forse un po' annoia, e per 15 sembrerà un po' sopra le righe, un po' con la puzza sotto il naso, però poi lentamente il film prende, diventa sempre più folle, fino a un finale che a molti è dispiaciuto e che io invece ho trovato molto interessante. Il cast, oltre al grandissimo Nicolas Cage, ripeto che qui è in formissima nel fare i due gemelli, è composto da Meryl Streep a fare Susan, Chris Cooper a fare John, in più c'è Cara Seymour, il grande Brian Cox, la mitica Tilda Swinton, Ron Livingston e Maggie Gyllenhaal. Più o meno il cast è questo per un film, come ho detto, completamente grottesco, surreale, che esce appunto dalla penna di Kaufman e che Jonze dirige con una mano assolutamente unica, come fa come al solito. E come al solito ne esce fuori un film non perfetto, non eccellente, ma che ha tantissime di quelle idee al suo interno che fa in voglia di rivederlo 20 volte come ho fatto io. È un film comunque, ripeto un'altra volta, montato da Dio, da Eric Zubremen, che fa un lavoro immenso, aiutato anche dalla musica di Carter Burwell e da un insieme, come ho detto, di attori e da una sceneggiatura folle, che alla fine insomma risulta essere però in un certo senso quasi centrata. Quello che il nostro voleva dire lo dice: la difficoltà dell'adattamento, la difficoltà di uno sceneggiatore che vuole fare una cosa originale e viene spinto verso altri lidi, la difficoltà anche di affrontare i propri scheletri nell'armadio. Un film veramente strambo, passa dal thriller al dramma alla commedia, diventa veramente anche un film quasi sperimentale e d'avanguardia, ed è un film fatto come a scatole cinetiche, un gioco a spirale, quindi molto difficile. A volte questa spirale sembra spezzarsi, ma alla fine Spike Jonze e Kaufman riescono sempre a tenerla più o meno in linea, diciamo, e farla arrivare fino al punto finale senza perdere troppo tempo, anche se ci sono alcuni tempi morti che secondo me andavano evitati. Insomma, che posso dire, Ladro di Orchidee è sicuramente un film per me da vedere, un film da collezionare, perché è uno dei film più assurdi che Hollywood abbia sfornato, un film coraggioso e un film quindi che non posso far altro che amare. Quindi, anche se è un film falloso, anche se non è un film fatto benissimo, perché alcune cose proprio non ce la fanno, per me rimane talmente pieno di 3-4 sequenze così indispensabili per il nuovo cinema, così innovative e originali, che per me sono abbastanza per dargli appunto la possibilità di essere visto più e più volte e scoprirne i piccoli segreti, perché si sappia, a volte i film fallosi sono molto più interessanti di film fatti tutti per benino ma che non hanno alcuna anima. Ecco, questo Ladro di Orchidee possiamo dire tutto tranne che non ha un'anima, e la sua anima è veramente gigantesca.